Ancora un telefono e finisco, fratelli, pace del Signore, buonasera, preparatevi una Bibbia che fra poco Satana tremerà. Avete visto? Uno diceva che Giove è più forte e si è scappato, è caduto, se n'è andato. Preparatevi la Bibbia in Genesi capitolo 8, perché leggeremo Genesi capitolo 8. Angelo, per favore, non parlare di altre cose che della Bibbia qui nella live, perché fra poco sarai bloccato. Angelo, Angelo 17, ti do ancora 5 secondi di tempo, o scrivi solo della Bibbia o sarai bloccato. Allora ciao, ciao Angelo, invece di bloccarti, vedi, sei stato gentile, te ne vai e restiamo amici. Ciao amore, ciao. A noi non ci interessa di Giove, delle stelle, di Saturno e anche di Otturno, ci interessa solo di Dio e di Gesù, perché il mondo è finito. E noi vogliamo recuperare questo mondo, hai capito? Non ci interessa Giove, neanche Saturno. Speriamo che l'hai capito, con le buone. Ciao. Allora, Genesi 8, fra poco lo leggeremo, va bene? Preparate. Se non avete una Bibbia, andate nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. Ci sono Bibbie in MP3 e anche in scrittura. Proprio come entrate nel primo link c'è quello in MP3, sotto c'è quella in tutte e due facciate che si tramuta in tutte le lingue, ogni facciata. Vuol dire che italiano e tutte le lingue, italiano e tutte le lingue, tutte e due facciate, è bellissima, ve la regalo. E non c'è solo quello, c'è altro. Ottavo. Ora Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca, e Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmò. Allora, scusatemi, purtroppo la mia testa è umana, perdonatemi, e mi sto approfittando dei miei sentimenti troppo, troppo. E se no mi portano al manicomio quest'anno, non mi porteranno mai più, perché ho superato il testo dell'umanità. Sto parlando con tutti i tipi di cristiani umani di tutto il mondo, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi la vuole a bagno marino, chi la vuole fritta, chi la vuole scaldata. E purtroppo mi devo adeguare. A volte perdo colpi, perdonatemi. Adesso preghiamo per la parola di Dio, stiamo mettendo Genesi 8. Siamo arrivati a Genesi 8 in continuazione. Vi avevo detto di prepararvi una Bibbia, andare nel mio sito se non ce l'avete, anche che l'avete la Bibbia, andate nel mio sito, vi prendete questa famosa Bibbia, è in Eurovisione in tutte le lingue, in tutte e due facciate. È un regalo mio che vi faccio. Un giorno capirete perché. Se avete il computer la potete mettere davanti al computer mentre guardate qua e la potete anche copiare e metterla in Facebook, la potete anche mettere in preferiti o nella sbarra preferita, la potete aprire di qualsiasi voglia che volete quando siete in una pagina di internet. Avete capito cos'è questa Bibbia? Bene, Padre Santo, nel nome santo di Gesù, vogliamo venire a Te per portare questa Tua parola, Signore, soprattutto questa sera abbiamo bisogno di nuove forze, Padre, perché le pulsazioni sono molto potenti. E non sappiamo se ce la facciamo, Padre. Ungici dall'alto e benedicici, dacci forza. Forza, quella forza con la F maiuscola. Fai che, Padre, che il tuo figliolo Gesù Cristo, nostro fratello maggiore, possa far passare tutta l'energia in tutto il nostro corpo, soprattutto nel nostro cervello, nel cervelletto l'epitolamo e nel nostro spirito che scandisce le parole che tu e tuo figlio metterete in noi, nel nostro spirito. Grazie, Padre. Ancora benedici questa parola in Genesi 8, Padre. Tu sai ciò che tu ci vuoi immedesimare nel nostro interlocutore. Noi siamo fatti così, ci hai fatto tu, Padre, ci conosci, siamo deboli, siamo frantumati, il nemico ci ha distrutto e alcune zone sono ancora da ripristinare. Solo tu, Padre, puoi ripristinare queste zone che si sono malandate. Ci sono alcune vene tappate con cellule morte da tempo, quando eravamo lontano da te. Perciò, Padre, scandisce queste cellule, ammobiliscele, falle passare dalle nostre vene e mandarle giù nella latrina. Padre, purifica le nostre vene, il nostro cuore, il nostro spirito, tutto noi stessi. Abbi pietà di noi, perché siamo fallaci, siamo deboli, siamo una nullità, Padre, ci identifichiamo proprio nessuno e veniamo a te, Padre, ungici. Figli miei, non dovete mai dubitare di me. Mai. La mia mano non si è ancora accorciata. Liberatevi da tutti i tabù. Liberatevi da tutte le estorsioni che avete. Se non ce la fate, venite a me. Io vi accoglierò. Ho mandato mio figlio per voi. Lasciatevi andare a lui. Lui ripristinerà tutta la vostra vita. Perché lui è la via che conducerà tutti voi a me. Abbandonatevi a me. Grazie papà, gloria a te papà. Finalmente hai messo pace dentro di me. Tutta la gloria va a te papà. La tua misericordia ha toccato il fondo del mio cuore. Grazie Padre, in Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Genesi 8 come testo. A fine del diluvio Noè esce dall'arca. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fondi dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo. Le acque andarono via ritirandosi sulla terra, e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Il settimo mese, il 17° giorno del mese, l'arca fermò sulle montagne dell'Ararat. Cari, nella grazia del Signore, dopo un grande problema che successe allora, ogni anima vivente sulla terra morì, annegato. Dio aveva annunciato: chi si vuole salvare si lascia guidare da questo uomo Noè. Noè parlava a tutti quanti, volevano entrare nella nuova vita che era programmata da Dio dopo il diluvio, dicendo: salvatevi, salvatevi, collaborate con me, potete essere benedetti, potrete vivere. Ma la gente lo prendevano in giro, lo deridevano. E proprio qui dovevi costruire questa barca sopra una montagna? Povero illuso! Noè, ti manca una rotella in testa! Noè, ma ti sei guardato? Lo criticavano, lo maltrattavano, eppure Dio disse tramite Noè: chi si vuole salvare può entrare in questa barca e si salverà. Nessuno entrò oltre la famiglia di Noè, le mogli dei suoi figli e tutti gli animali che Dio richiamò lui stesso. Non ci fu neanche bisogno che Noè andava a parlare con il serpente, con il leone, con le colombe. Tutti erano richiamati da Dio con la sua voce potente. Ma l'uomo con il cuore duro non si salvò nessuno oltre a Noè e la sua famiglia. Vediamo che le acque coprirono la terra, si alzarono dalla terra, eruppero le catarate sotterranee, il cielo piove 40 giorni e 40 notte. Vediamo che nessun'anima si salvò. E oggi siamo più o meno nella stessa condizione. Fra poco questo mondo esploderà. Non lo sapevate? Fra poco, boom! E non ci sarà più questo mondo dove mettere i piedi per terra, dove vi state preparando. Adesso ve lo faccio dire dall'MP3. Genesi, capitolo 8. Ora Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca, e Dio fece passare un vento sulla terra, e le acque si calmarono, e le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse. E cessò la pioggia dal cielo, le acque andarono del continuo ritirandosi di sulla terra, e alla fine di 150 giorni cominciarono a scemare. E nel settimo mese, il decimosettimo giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne di Ararat, e le acque andarono scemando fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le vette dei monti, e in capo a 40 giorni Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì, andando e tornando, finché le acque furono asciugate sulla terra. Poi mandò fuori la colomba, per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. Ma la colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano delle acque sulla superficie di tutta la terra, ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé dentro l'arca, e aspettò altri 7 giorni. Poi mandò di nuovo la colomba fuori dell'arca, e la colomba tornò a lui verso la sera, ed ecco, essa aveva nel becco una foglia fresca d'ulivo, onde Noè capì che le acque erano scemate sopra la terra. E aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba, ma essa non tornò più a lui. L'anno 601 di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra. E Noè scoperchiò l'arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. E il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. E Dio parlò a Noè dicendo: esci dall'arca tu e la tua moglie e i tuoi figliuoli e le mogli dei tuoi figliuoli con te. Fa uscire con te tutti gli animali che sono teco d'ogni carne, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, perché abbondino sulla terra e figlino moltiplicando sulla terra. E Noè uscì coi suoi figliuoli e con la sua moglie e con le mogli dei suoi figliuoli. Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quel che si muove sulla terra secondo le loro famiglie, uscirono dall'arca. E Noè edificò un altare all'Eterno, prese d'ogni specie d'animali puri e d'ogni specie d'uccelli puri, e offrì olocausti sull'altare. E l'Eterno sentì un odor soave, e l'Eterno disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto, finché la terra durerà, sarà sementa e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, e non cesseranno mai. Gloria a Dio. Cari nella grazia, io ringrazio prima Dio, Gesù e anche tutti voi di essere qui a stare a perdere tempo ad ascoltare questo povero fesso, Angelo Picone. Ma purtroppo sono umano, non arrivo dove devo arrivare, ma sto pregando. Ho bisogno delle vostre preghiere, ho bisogno che voi pregate per me e io per voi, e insieme vinceremo, scavalcheremo quel muro che Satana ci ha messo davanti, e con la massa di quanti saremo lo abbatteremo. Io già vedo che stiamo scavalcando quel muro, e con la potenza che ci stiamo buttando di sopra viene abbattuto quel muro, come quel muro di Berlino. Sapete, quando hanno abbattuto quel muro, la gente che erano dietro quel muro stavano morendo di fame, e hanno riconquistato la libertà, la gioia e la felicità. E così, se abbatteremo quel muro, nessuno sarà più sopruso, nessuno sarà maledetto, nessuno sarà preda di lui, di Satana. E stasera il Signore con questa parola ci vuole veramente elargire benedizione su benedizione. E come poco fa abbiamo visto ciò che abbiamo iniziato a leggere e adesso l'abbiamo fatto leggere anche al pastore con l'MP3 che c'è nel mio sito. Come vi ho detto, questi file sono registrati, tutta la Bibbia. Chi vuole può prendere anche il sito completamente, può gestirlo nella sua live o anche ascoltandolo con le cuffie anche a casa quando avete tempo. E non solo vi insegnerete la Bibbia a memoria, ma acquisterete nuove forze dall'alto del cielo. E qui, come vediamo, lo rileggiamo di nuovo da capo, svelto, e ci incontreremo con la lettura ancora più stabile. Poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. E Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si calmarono. Le fonti dell'abisso e le catarate del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo. Le acque andarono via, si ritirandosi tutta sulla terra. Alex, per favore, non disturbare quando faccio la live, per favore. Se no ti blocco, eh? Alex, non disturbare quando faccio la live, se no ti blocco per sempre. Le acque andarono via ritirandosi sulla terra e alla fine di 150 giorni cominciarono a diminuire. Nel settimo mese, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. Le acque andarono diminuendo fino al 10° mese. E nel 10° mese, il 1° giorno del mese, apparvero le vette dei monti. Dopo 40 giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e mandò fuori il corvo, il quale uscì andando e tornando finché le acque furono prosciugate. Poi mandò fuori la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra. La colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca, perché c'erano le acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli stese la mano, la prese e la portò con sé. Alex, se ancora mi disturbi, sarai bloccato per sempre in WhatsApp. Sto facendo la live. Hai capito? Per favore. Per favore, no, prima che devi chiamare, devi guardare se sono in live, per favore, chiudi subito e non chiamare mai più quando sono nella live, se non mi fai arrabbiare ti blocco, chiaro? Chiaro? Ok, ti voglio bene Angelo. Anch'io ti voglio bene, però lo dovevi capire, va bene? Ti ho chiuso la live 4 volte. Dai, chiudi. Ciao. Ciao. Chiudi tu. Chiudi. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dall'arca e la colomba tornò da lui verso sera ed ecco aveva nel becco una foglia fresca d'olivo. Così Noè capì che le acque erano diminuite sulla terra. Aspettò altri 7 giorni, poi mandò fuori la colomba, ma essa non tornò più da lui. L'anno 601 della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque erano asciugate sulla terra e Noè scoperchiò l'arca quando, ed ecco che le superfici del suolo erano asciutte. Il secondo mese, il 27° giorno del mese, la terra era asciutta. Qui vediamo che dopo tutto questo periodo di prova anche Noè si rese conto che le acque erano calme, si prosciugavano, la vita stava tornando, già c'era una pace, una gioia dentro quella barca. Sapete cosa vuol dire? L'uomo ha bisogno in continuazione di sapere l'avvenire. Messi desolati sopra quella barca, tutt'acqua, dopo 40 giorni e 40 notti di piovere, e quell'acqua sembrava una vasta pienezza isolata, acqua, acqua, acqua. L'uomo perde l'equilibrio. Ma Noè era fermo. Magari i suoi figli o le mogli dei suoi figli, che erano estranee alla discendenza di Noè, potevano piangere e dire: ma com'è finita? Dove ci troviamo? Mare, acqua. E qui qualcuno già è in pensiero. Cosa sta succedendo? Fra poco questo mondo esploderà, ma cosa bisogna fare? Niente, non bisogna fare niente. Bisogna solo prendere un cuscino, metterlo sotto le ginocchia, inginocchiarsi. Chi può, chi non può, lo faccia con la mente, chiudere gli occhi, immaginare Gesù davanti a sé, immaginarlo, non lo dovete vedere Gesù. Chiudete gli occhi, immaginate Gesù e piangete al dirotto. Chi è consapevole di essere nel peccato? Chi si è salvato già, che conosce il Signore, se lo vuole fare, male non gliene fa. Il Signore gli darà poteri inestimabili, doni che voi stessi capirete, perciò fateli tutti. E in ginocchio. Chi è maggiorato, maggiorerà. Allora, in ginocchio. Chiediamo tutti perdono, anche io. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo vogliamo venire a te per adorarti e glorificarti e portare a te tutti i nostri peccati, qualunque essi siano, peccati veniali e peccati corporali, peccati che magari non sapevamo cosa facevamo, nessuno ci parlava di te e adesso che ci hanno parlato di te siamo stati coscienti di aver peccato. Prima non lo sapevamo. Oggi il cielo si è aperto davanti ai nostri occhi e siamo coscienti di essere peccatori. E stasera abbiamo ascoltato un pochettino ciò che si è programmato e ci rendiamo consapevoli di essere una nullità, e questa nullità la vogliamo presentare a te, Padre. Prima di ogni cosa accettaci come figli e fai che il tuo figliolo Gesù sia per noi il nostro Salvatore, il nostro Re. Fai che possa entrare nei nostri cuori e dominare su di noi. Grazie, Padre Celeste, Dio d'amore. Sappiamo che tutto quello che abbiamo detto l'abbiamo detto con cuore aperto, sincero, unanime, perfetto. E vogliamo adesso essere in pace. Mentre ascolteremo ancora la tua parola, vogliamo avere quella pace e quella serenità. Sappiamo che quello che c'è da fare lo faremo a costo di qualsiasi costo. Grazie, papà, nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Cari nella grazia, come avete visto è semplicissimo, non sono formule magiche. È qualcosa che esce dal nostro cuore che dobbiamo condividere con Dio adesso che alcuni lo hanno accettato come padre. Continuate a lodarlo e a benedirlo. Se non l'avete fatto bene, che non avete sentito niente, rifatelo quando siete soli, piangete al dirotto finché Gesù si commuoverà e vi darà un segno. Sentirete il segno così. Il vostro cuore tremerà quando Lui entrerà, perché la vibrazione sua è potente. Fatelo. Gloria a Dio. Alleluia. Ah. E dal versetto 15, ritornando alla parola, sempre in Genesi 8, dice: Dio parlò allora a Noè, dicendo: esci dall'arca, tu, tua moglie e i tuoi figli, e le mogli dei tuoi figli con te, tutti gli animali che sono con te, di ogni specie volatili bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra. Falli uscire con te, perché possano disseminarsi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa. Noè uscì con i suoi figli, con le sue mogli e con le mogli dei suoi figli, tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli uccelli, tutto quello che si muove sulla terra, secondo le loro famiglie. Uscirono dall'arca. Noè costruì un altare al Signore, prese animali puri di ogni specie e uccelli puri di ogni specie e offrì in olocausto sull'altare. Il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo: io non malederò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà. Semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Qui il Signore dice a Noè: adesso che tutto è passato, esci da questa bellissima barca che ti ha salvato la vita, gioisci tu, i tuoi figli, le moglie dei tuoi figli, tua moglie e tutti gli animali che hai preservato la vita, uscite, onde tutti gli animali possono disseminarsi su tutta la terra, procrearsi e diventare una moltitudine. Esci anche tu con la tua famiglia e io vi benedico. Noè uscì. Quando Noè uscì, prese alcuni animali che erano più di due, perché Dio ne ha preparato più di alcuni animali, oltre due coppie. C'erano quelli che venivano a 7 di numero, che erano moltiplicati, e li offrì in olocausto al Signore. Mentre Noè fece questo olocausto, il profumo di quella carne arrostita piacque a Dio, e Dio si pentì di ciò che aveva fatto e promise che non avrebbe mai più distrutto l'uomo dalla terra, finché giorno e notte ci sarebbe vita, ci sarebbe sulla terra. Adesso, fino ad oggi, non l'ha fatto. E non vuole uccidere nessuno, nessuno. Non vuole uccidere nessuno, neanche chi l'ha bestemmiato, neanche chi l'ha sputato. Non vuole uccidere neanche il peccatore più ingallito del mondo che ha fatto saltare che cosa? Migliaia di persone? E una bomba? No, non lo vuole uccidere. Persone che dicono: ma io non sono all'altezza di essere perdonata da Dio perché ho fatto tanti sacrifici, ho fatto tanti peccati, ho fatto questo. Anche se tu saresti peccatore di un colore rosso porpora, è scritto nella tua parola, anche che tu, il tuo peccato fosse rosso come la porpora, tu morirai, sarai salvato, hai capito? E adesso Dio dice questo: per salvarti anche tu, attendo, per salvarti anche tu, devi piegare le ginocchia davanti a mio figlio, come tutti gli altri. Vedi come stanno piegando tutte le ginocchia? Tutti stanno piegando le ginocchia, e così anche tu, che hai fatto questo, lo devi piegare, i tuoi ginocchi. Ma io non posso piegare le ginocchia, sono stato operato. Va bene, lasciale dritte le ginocchia, ma con la tua mente immagina che stai andando in ginocchio. Vediti che le tue ginocchia si stanno piegando. Come? Sì, con la mente puoi. Immagina che stai piegando le ginocchia, con gli occhi chiusi. Immagina che stai piegando e le ginocchia arrivano per te. Devi per forza piegare le ginocchia, o con la mente o con il corpo, se no non sarai salvato, non sarai salvato. Se tutti piegheremo le ginocchia, tutti, Dio non farà saltare questo pianeta. Si pentirà, come si è pentito quando Giona predicò ai Niniviti. Giona non voleva andare a predicare ai Niniviti perché diceva: ma tanto Dio li perdonerà, che ci vado a fare? E scappò. Giona si imbarcò in una nave lontana da Dio, come se ci sarebbe una distanza lontana da Dio, che se ne andava nel mare, si andava a cercare una barca, si andava lontano, in Siberia, oppure Dio, e ovunque. Sapete perché? Ce l'abbiamo qua, il suo angelo. Abbiamo l'angelo di Dio qui, alla radice del naso. Alla fine del naso, tra le due sopracciglia, abbiamo il microchip di Dio, l'angelo. Lui, ciò che noi pensiamo, lo mette in opera, o negativo o positivo. State attenti, se pensate negativo sarete distrutti. Meglio che pensate ricchezza, potenza, sicurezza, felicità, vostra, dei vostri figli, dei vostri amici, di tutto il mondo, tanto che perdete. Ma attenti, se pensate odio, sarete distrutti. L'odio che manderete agli altri ritornerà su di voi doppio o triplico. Questa è la natura. E allora pensate positivamente. Non perdiamo il filo. Eravamo rimasti che dovete piegare le ginocchia davanti a Dio. Se lo farete, tutti insieme a me, Dio si pentirà, come si è pentito a Ninive. Ma Giona lo diceva: tanto se ne pentirà, e allora è scappato. Si imbarcò in una barca lontano, Dio dice: tu dove vai? Dove vuoi andare? Ti ho detto che devi andare a Ninive a predicare in questa grande città. Non vai. Fece venire una tempesta di vento dove quella nave era lui imbarcato. Sappiamo la storia, vero? I marinai non avevano mai visto una tempesta così. Allora hanno tirato a sorte, c'è qualcosa qui che non va. Tiriamo a sorte perché viene questo macello di vento, questa tempesta. Perché siamo colpevoli qualcuno qui in questa nave. Chi è? Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Giona, chi sei? Da dove vieni? Chi è tuo Dio? A chi credi? Che? Basta, mi arrendo. Sapete quella canzone? Mi arrendo, mi arrendo. Tutto quello che vi sta succedendo è per colpa mia. Io sono l'origine, perché credo al Dio del cielo e della terra e sto scappando da Lui. E Lui ha fatto venire questa tempesta per me. Mamma mia, e che possiamo fare, Giona? Niente. Legatemi e buttatemi a mare. Nell'arco che mi butterete a mare, la tempesta si calmerà. Mamma mia, dobbiamo uccidere un uomo? Dobbiamo uccidere un uomo? Si guardarono tutti in faccia. E io c'ho figli, io c'ho moglie e figli. L'altro, oh, io c'ho una famiglia numerosa. Se non torno a casa muoiono di fame. Legarono Giona, lo buttarono a mare e i venti si calmarono. Giona fu salvato da una balena, vero? Conosciamo questa storia. Fu portato a terra. Quando visse Giona nel ventre della balena, 3 giorni e 3 notti è il tempo che Gesù stette morto nelle viscere della terra. State attenti a queste parole, perché le catarrate della vostra mente e del vostro spirito si apriranno. Collegate tutte queste parole e vedrete la gloria di Dio. Mentre vi vedete come Giona dentro la balena per 3 giorni e 3 notti. Hanno fatto dei film, Geppetto con Pinocchio dentro la balena, vero? E allora già potete immaginare questa fantasia, vedervi dentro la balena. Ma sorvoliamo questo. Giona fu trasportato sulla terra. Giona non scappò più. Giona diventò mansueto. Disse: bene, sia fatta la tua volontà, oh Dio. Tu vuoi che io vada là? Io ci vado, tanto lo so che tu li perdonerai. Ma voi che ve ne frega? A voi che ve ne frega se Dio perdonerà lo stesso? Ma se non lo farà e moriremo tutti, quelli che resteranno sulla terra, non sapete che sarete colpevoli di reo di morte? Sarete condannati? E allora inginocchiatevi tutti e date gloria a Dio, tutti, dal più piccolo al più grande, e vestitevi di sacco, come si vestirono i niniviti. Ebbene, Giona andò a predicare ai niniviti, fece il giro della città e disse: penditevi, 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 fate 7 giorni. Dio di questa città non resterà niente. Penditevi, morirete tutti. Ogni giorno, ogni mattina andava nella città e predicava: penditevi, niniviti, perché presto morirete. Queste parole vennero riferite al re di Ninive. Il re: come moriremo? Io non voglio morire. Si consigliò con tutti i consiglieri: che c'è da fare? C'è da fare che tutti, dal principio, dal più piccolo al più grande, facciamo condoglio, ci metteremo dentro un sacco, ci cospargeremo di cenere in faccia e pregheremo in ginocchio dentro il sacco. Uè, mamma mia, io già li vedo tutti dentro il sacco, cosparsi di cenere nella faccia e pregare, tutti, dal più piccolo al più grande. A volte dentro il sacco la mamma si metteva i figli piccolini. Li vedo. Grazie papà che tu hai perdonati. Alleluia. Ebbene, passarono quei giorni e Giona predicava, predicava. Pentitevi tutti, dal più piccolo al più grande. Con l'ordine del re, tutti si vestirono di sacco, tutti si sparsero il viso di cenere tutti i giorni, mentre Giona si mise nell'alto della collina e guardava cosa facevano i niniviti. Mentre guardava, c'era un sole caldo, molto caldo, e stava per svenire con quel caldo. Dio fece nascere un riccino accanto a lui che si alzò alto, diventò un albero e gli fece l'ombra perché non ce la faceva più. Giona benedisse Dio che gli fece questo dono e gli fece l'ombra per la sua copertura che soffriva al sole. E mentre i niniviti si cosparsero di cenere il viso e facevano condoglio tutti questi giorni, Dio si pentì, perché vide tutti in quella città di Ninive che si pentirono e li salvò. tolse la maledizione della distruzione di quella città. Giona, quando sentì che Dio li perdonò, disse: io lo sapevo, Dio, che tu facevi questo. Quasi quasi che Giona era un po' alterato, e mentre era lì Dio mandò un verme a rosicchiare l'albero che gli faceva ombra, le radici. Quell'albero seccò subito, all'istante, morì. Giona disse: come mai hai fatto questo? Dio gli spiegò: questa gente sono venuta al mondo perché io li ho creati, ed ero dispiaciuto se li dovevo uccidere, tanto che ho mandato te per salvarli. Loro hanno aderito alla salvezza e io li ho salvati. E adesso tu ti stai dispiacendo di un ricino di albero che tu non l'hai seminato, tu non l'hai annaffiato, tu non l'hai neanche coltivato, e un giorno è cresciuto e un giorno la notte è morto. E ti dispiaci perché ti ho tolto l'ombra senza che ti sei affaticato a governarlo e a metterlo al mondo? E io, che ho messo al mondo tutta questa città, non dovrei essere adirato che tu non volevi partecipare alla salvezza di questa città? Qui Giona capì cos'è la salvezza dell'umanità. E voi lo state capendo? Se voi non vi inginocchiate tutti uno per uno e date gloria a Dio, per colpa di vostra moriranno tutti. E allora passate parola a tutti, e a Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Figlio di Dio, figlio di re, perché io sono figlio. Ma Shalem, Gesù gridò, e la terra in pieno giorno si oscurò. Alla croce lui disse sì, con amore immenso al Padre suo obbedì. Umiliato Dio tra noi, senza colpa lui patì l'abbandono ed il dolore. Oh mio Re, quanti sperano in te. Ma Shalem, tutto si compie in te. Ma Shalem, Re dei Giudei, che portasti il peso dei peccati miei, la tua sete di perdonare è il tuo dono di infinita carità. Nelle sante piaghe tue la gloriosa porta c'è, dolce il chiodo che l'aprì. Oh, Salvatore, quanti sperano in te. Ma Shalem, tutto si compie in te. Ma Shalem, ancora sei quell'agnello che si vola lì per noi. Oggi qui si compie in te il più grande tra i misteri del tuo amore. Sangue, corpo ed anima, del divino Re del corpo, fa che io sia tra i santi tuoi. E mio Re, quanti sperano in te. Ma Shalem, tutto si compie in te. I dubbi vanno via, ed anche di te sparisce l'ansietà, perché la tua presenza è scesa fino a qui e ci rende liberi. Ti adorare, lo faccio solo a te, quando sei vicino a me e tocchi il mio cuore con il tuo immenso amore, quando mi prendi per mano e mi sussurri piano piano, tu non sai quanto ti amo, tu non sai quanto ti amo. Ti Esiste un modo molto semplice per capire se un metodo è valido oppure no. Se funziona è valido, se non funziona non lo è. Nel mondo della scienza, come in quello dell'impresa, lo strumento di misurazione inequivocabile del valore di un'idea, di un metodo o di un sistema è la sua efficacia. La chiave suprema non ha fronzoli, non si maschera dietro arzigogoli estetizzanti, evocative metafore o facili sotterfugi spirituali. Procede per punti chiari, logici, asciutti. Ciò non significa aridità, tutt'altro. Gloria a Dio. Purtroppo già è molto tardi e non posso lanciare il file che avevo progettato, però lo rifaremo domani. Ogni cosa c'è un limite, ma il Signore ha fatto già molto per noi. Ci ha messo in condizione di poter capire bene il male e poter trovare quella pace dentro di noi. E spero che a tutti voi vi sia dato da comprendere, assaporare, anche questa notte mentre riflettete ciò che avete compreso. Un saluto anche Instagram a Figlia della Parola e anche a Giarro Chi Paolo. Dio vi benedica quanti siete entrati in queste live, che Dio benedica tutti. Scusate che non sono stato partecipe a darvi saluti questa sera perché la parola richiedeva molta attenzione, molta, e sicuramente mi perdonerete, ma avrò modo di poter condividere la partecipazione domani, dopodomani, quando saremo ancora più con una parola più leggera. Dipende dalle parole, ci vuole la concentrazione, ci vuole il suo ritmo, ci vuole la sua forza, la sua potenza, se no non fa efficacia su tutti coloro che l'ascoltano e la meditano. Perciò perdonatemi. Ora c'è un momento di pace, di tranquillità. Se c'è qualcuno che vuole salire per testimoniare, è il momento giusto di farlo. Date l'invito, chi ha 1000 amici e 1000 mi piaci o 1000 follower, potete salire, date l'invito che vi faccio salire a chi lo desidera. Se c'è anche qualcuno che richiede preghiere, è anche il momento giusto di poter pregare per lui o per lei o per chiunque nella famiglia che ha un bisogno. Questi sono i momenti di preghiera, relax, testimonianze che noi lasciamo le risposte a tutti coloro che lo desiderano. Gloria a Dio. Bene, vedo che state tutti bene. C'è fratello Max che sta chiedendo l'invito. Fratello Max, sali per favore. Gloria a Dio. Buonasera, fratello Max, Dio ti benedica. Pace fratello, oggi ci ho dato un'occhiata al tuo tema che hai preparato, mi è sembrato molto ottimo e l'ho mandato a tutti i miei amici in WhatsApp. Continua fratello, perché lo Spirito di Dio ti sta evolgendo e io pregherò. Pace a tutti voi nel rullo, pace. Gloria a Dio. Saluto il rullo, fratello, i fratelli e le sorelle che sono. Amen. E anche loro ti salutano. Sono degli studi preparati. Dimmi fratello. Sì, tutto il rullo ti sta salutando a te con gioia, con amore. Spero che tu hai tempo. Sì. Io magari tolgo la musica adesso, tolgo la musica. Perché ti voglio dare spazio, fratello amoroso, nel Signore. Prego, fratello. Grazie, fratello, grazie per lo spazio. Sì, innanzitutto ti saluto e saluto tutti voi, sì, nella pace e nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. E niente, abbiamo alcuni studi fatti, di cui questo che ti ho appena mandato, perché sì, purtroppo nelle live stanno succedendo delle cose un pochettino, diciamo, non tanto belle, ecco. Però vabbè, ce l'aspettiamo questo, perché ovviamente... succede anche questo, sì, ma noi risponderemo sempre in difesa alla fede che professiamo. Amen. Qualcuno ebbe a dire che l'arcangelo Michele non è altro che Gesù, ma io non lo riconosco assolutamente secondo le scritture. Però vi ho mandato lo studio, così leggendolo, studiandolo e meditandolo. Ovviamente se ci sono degli errori fatemelo sapere. Certamente, ma sono sicuro e certo che il Signore mi abbia guidato sicuramente. Amen. Io riconosco Gesù Cristo che è la parola di Dio fatta carne e Dio stesso. quindi non è... Però fratello, se mi dai 2 minuti, sì, soltanto... Sì. Se ti è possibile mettere la webcam, fratello. Sono al lavoro, ma ce la faccio. 5 minuti posso, sì, spenderli volentieri. Va bene, fratello, anche perché... come ti disse, un lavoro notturno, che faccio? Anche perché, fratello, conoscono il tuo viso e prendono fiducia chi sta parlando, capisci, fratello? Ah, no, purtroppo non posso farlo in una maniera... visibile, perché indosso una divisa, fratello, non posso farlo, ma che poi va a finire che comprometto il mio lavoro. Se poi tu hai un lavoro, me lo dici, che lo faccio subito, così mi licenzio da qua. No, fratello, sto scherzando, ovviamente. No, fratello, non lo permetto, fratello. Fai quello che ti sembra. Posso fare, sì. Vai tranquillamente, sì, prenditi i minuti che vuoi, noi nel frattempo stiamo parlando di rasserenarci, perché il fratello porterà una bellissima parola. È un bel po' che stiamo parlando con lui di potergli dare spazio. Il fratello Max è un fratello che vuole mettere il suo tempo per il Signore. Certamente non siamo tutti professori, non siamo dottori della parola di Dio, ma preghiamo uno per gli altri. Preghiamo uno con gli altri che Dio ci modella. Prego, fratello, quando sei disponibile, vai. Amen. Sì, io dirò qualcosa scritto nella Bibbia, in Ezechiele, al capitolo 47, che è molto, molto bello. E dice così, capitolo 47, dal versetto 3 in poi. Prego, fratello. La scrittura dice, quando l'uomo, ma noi sappiamo che quell'uomo era un angelo, perché lo leggiamo sopra, quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò 1000 cubiti. Mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle calcagna. Misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle ginocchia. E memorizzate bene queste acque. Calcagne, ginocchia. Poi misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano sino ai fianchi. Ne misurò altri 1000, era un torrente che io non potevo attraversare perché le acque erano ingrossate, erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guardare. Qui la scrittura ci porta a comprendere che se noi camminiamo per la carne e le acque arrivano, in questo caso come nel verso 3, alle calcagna, è perché stiamo camminando senza lasciare dietro ciò che lo Spirito vorrebbe farci comprendere e capire. E quindi cammineremo sempre all'acqua di rose, e non cresceremo nella parola di Dio se non ci immergiamo. Perché vedete cosa dice la scrittura? Le acque arrivavano alle calcagne, perché noi vogliamo trasportare ciò che è l'acqua, che è fiumi, l'acqua viva, che è lo Spirito, vorremmo attraversarlo secondo i nostri pensieri, secondo le nostre necessità, secondo le nostre misure e la nostra veduta, ma non è così. Ma piano piano, immergendoci sempre di più, come dice nel verso 5, nel verso 4, perdonatemi, dice, misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed essi mi arrivavano alle ginocchia. Qui si sta trattando già di qualcuno, di un credente, che comincia a capire che è molto importante cercare di farsi guidare da ciò che è il fiume dello Spirito e poter attraversare e capire e comprendere, no? Che la parola di Dio è rivelata e non soltanto per espressione umana, ma nonostante ciò queste acque, no, arrivano sempre alle ginocchia. Quindi c'è sempre qualcosa che ci trasportiamo dietro carnalmente parlando. Poi, sempre nel verso 4, dice la scrittura, misurò altri 1000 cubiti e mi fece attraversare le acque ed essi mi arrivavano ai fianchi. Nel momento in cui voi andate in un fiume e l'acqua vi arriva ai fianchi, se ci pensate bene, chi è andato al mare non gli viene più facile potersi muovere come giusto che sia, ma quello che è il fiume comincia a cercare di farlo trasportare. E spesso e volentieri noi che facciamo? Andiamo controcorrente, nonostante Dio vuole che ci facciamo trasportare da questo fiume, noi andiamo controcorrente a ciò che è la volontà di Dio, anche se abbiamo queste acque che arrivano ai fianchi. Quel poco di carnalità ce l'abbiamo sempre, però non siamo come quelle persone che camminano e le acque sono arrivate alle calcagna. Abbiamo già un maggior grado di spiritualità migliore di quelli che arrivano alle calcagna, che sono all'acqua di rose, per poterci comprendere. Il Signore ci chiede sempre di camminare dentro questo fiume. La cosa meravigliosa da sfruttare, da capire in questa scrittura è che nel versetto 5 dice: ne misurò altri 1000, era un torrente che io non potevo attraversare. Io non potevo attraversare questo torrente perché le acque erano ingrossate, erano acque che bisognava attraversare a nuoto, un torrente che non si poteva guardare. Se vogliamo ricevere tutte le benedizioni di Dio, se vogliamo ricevere tutto ciò che è spirituale che viene dal cielo, noi non possiamo camminare con i nostri piedi, spiritualmente parlando ovviamente, ma dobbiamo farci trasportare da ciò che è lo Spirito Santo, okay? Da ciò che è l'acqua, l'avacro della parola, e Lui ci condurrà in quel fiume, lasciarsi andare, lasciarsi trasportare dal fiume dello Spirito. In preghiera sappiamo come, il Signore ce lo insegna, il fratello Angelo lo dice migliaia di volte nella sua live, lasciarsi andare affinché lo Spirito Santo possa condurre per sentieri di giustizia e guidati da quel fiume. La cosa meravigliosa di tutto questo, sapete qual è? Nel verso più avanti dice la scrittura così. Nel verso 9 dice: avverrà che nel verso 8 dice così: egli mi disse, queste acque, parliamo di fiume, ok? Stiamo parlando di fiume. Quindi veniamo trasportati da questo fiume, ci lasciamo andare per essere trasportati da questo fiume che è lo Spirito Santo. Guardate cosa dice e che meravigliosa cosa che succede nello spirituale, cosa che non succede nel naturale. Egli mi disse, queste acque si dirigevano verso la regione orientale, scenderanno nella pianura ed entreranno nel mare. Quando saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane. Noi sappiamo che tutti i fiumi del mondo affluiscono nel mare, ma è il mare che rende l'acqua dolce e salata. Ma in questo caso la scrittura ci dice che il fiume renderà il mare tutte quelle persone che sono salate, a cui la parola di Dio è arrivata, dolce, perché noi abbiamo bisogno di essere trasportati da questo fiume dello Spirito Santo affinché questo mare di persone che non conosce la verità, che non sa niente di Gesù Cristo o che dottrinalmente magari ha un fondamento religioso sbagliato, noi che siamo lettere aperte, quello che dice Paolo, siamo e dobbiamo essere disposti a poter parlare a questo mare affinché noi che entriamo come fiume in questo mare possiamo rendere le acque salate in una maniera dolce, per come il Signore ci indica a fare. Amen. Amen. Gloria a Dio. Fratello, grazie di quello che hai condiviso. E veramente il fratello si è espresso in un modo chiaro. Solo quando noi ci immergiamo, ciò che il Signore ci fa capire, comprenderemo come potremo purificarci. E in questo momento il Signore sta parlando chiaro. Io oggi, ringraziando al Signore, ho portato 3 live e tutte e 3 il Signore si è fatto sentire. E poco fa, io non so che cosa è successo, perché c'è stato un vuoto dentro di me, tanto che ho dovuto prendere una pillola poco fa, perché c'è qualcosa che ho sentito, un bisogno. Cari nella grazia, il Signore ci ha parlato poco fa. Le vibrazioni, le cose che ha dato sono così potenti. Il fratello, se è venuto questa sera a portare quest'altra parola, non è puro caso, perché è una vita che noi ci parliamo con il fratello Max, e lui lo può confermare, ed è stato proprio stasera, perché il Signore si è fatto sentire, che gli ha dato questa possibilità anche al fratello Max di dire questo passaggio. Non è un puro caso la parola che ha portato. Perciò, cari nella grazia, cerchiamo di risolvere il problema. Qual è il problema? Qui è un problema grande. Appena passeranno tutto quello che c'è scritto nella Bibbia, il millennio e altro, le difficoltà che sono scritte, questo pianeta esploderà. Quando ci dobbiamo pensare all'ultimo? No, è troppo tardi. E allora cerchiamo di risolvere questo problema. Questo problema lo potremo risolvere anche subito, immergendoci come si sono messi di sacco i niniviti, come poco fa abbiamo parlato. Si sono cosparsi di cenere, si sono messi di sacco e hanno chiesto perdono a Dio, perché si sono accorti, anche il re ha dato un editto che tutti, dal più piccolo al più grande, si vestino di sacco e si cospargono di cenere. Ma qui chi è che deve intervenire? Il Presidente della Repubblica? Perché non abbiamo un re. Chi è che deve intervenire? Forse il Presidente della Repubblica, oppure i 40 ladroni, i deputati. Buonasera sorella Samantha, amore, ti voglio bene, e a tutti quanti vi voglio bene. Chi è che deve intervenire? Fratello mio, io ti lascio, ok, che esco. Saluto ancora una volta tutta la live, che Dio ti benedica. È vero, confermo che col fratello ci siamo sentiti spesse volte e dovevo entrare per magari mandare una piccola riflessione, un piccolo pensiero, per poter tutti quanti assieme, dal primo io, poter crescere nelle cose di Dio, ma non è stato mai possibile. Sapete perché? Perché ci abbiamo programmato noi sulle cose. Amen. Invece il Signore, amen, senza aver programmato niente, ha fatto quello che doveva fare. Amen. Ecco perché lasciamoci trasportare da quel fiume di giustizia. Amen. Amen. Grazie fratello Max, alla prossima quando Dio vorrà. Non facciamo programmi noi, come hai visto, tutto per volontà di Dio. Amen. Amen. Buon lavoro fratello, buon lavoro. Pace a tutti. Buon lavoro fratello. Pace. Pace. Grazie, pace. Dio vi benedica. Anche pace. A te, pace. Allora, chi è che vuole salire per portare una parola, una testimonianza? Siate pronti fratelli e sorelle, perché quando qualcuno ha una testimonianza e di buon cuore vuole edificare tutto il mondo, lo potete fare benissimo. Non fate come gli altri che dicono tanto c'è il fratello che parla, tanto c'è la sorella che parla. Non fate così. Bene, nel frattempo che vi decidete a salire o a edificarvi, faremo una preghiera di ringraziamento al Signore per quello che abbiamo ascoltato dal fratello Max e soprattutto per edificarci di tutto quello che oggi abbiamo potuto ascoltare tra la live di stamattina, tra quella del pomeriggio e tra quella di stasera. E tutti potremo essere concordi a dire: Abba Padre, salvaci. Padre Santo, Dio d'amore, nel nome santo del tuo figliolo Gesù veniamo a te per purificarci e per lodarci a te, Signore, che possa tu, Padre, benedici in tutti i sensi a tutta l'umanità, ancora a questa tutta live che c'è in TikTok, 3 live, ancora, Padre, Facebook, Instagram, YouTube e tutte le live in tutte le lingue che sono in automatico, Padre, che possono benedire tutta l'umanità, Padre. E stasera ti chiediamo, tu, Padre, quando andremo a letto, facci dormire in una santa notte. Facci sentire la tua presenza mentre tu ci culli tra le tue mani e ci dondoli come bambini appena nati, Padre. Facci sentire la tua presenza, Padre, nel nome santo del tuo figliolo, e benedici, Padre, ancora quelli che sono ammalati, disperati, in difficoltà di tumori, di febbroni, di cellule aggressive nel fegato, nel pancreas, nell'intestino, nella schiena, nelle gambe, Padre, che non possono stare all'impiedi, e ancora gli invalidi, Padre. Ti prego di guarire gli invalidi, farli camminare con le sue gambe, con i suoi piedi. Fai che possano soprattutto avere la salute, quella salute che gli manca, Padre. Stendi le tue mani su di loro, Padre, e soprattutto risveglia tutti quelli che sono in coma, nelle come profonde, Padre. Ti prego con tutto il cuore, Padre. Benedici soprattutto le vedove, che sono le persone più indifese. Benedici soprattutto anche tutti quelli che sono divorziati. Benedici soprattutto, Padre, ancora quelli che sono senza casa, che possono trovare casa, che possono trovare lavoro, che possono trovare cibo, che possono trovare assistenza, Padre. E soprattutto, Padre, benedici i barboni, perché stanno venendo tempi duri, tempi aggressivi, tempi che, se non stiamo attenti, ci distruggeranno. Padre, benedici queste anime che si sono lasciate andare senza lavorare e abbandonate dal mondo, dall'assistenza e da tutto, che possono comprendere, perché verranno tempi glaciali e non potranno vivere fuori all'aperto durante la notte. Perciò si devono procurare un alloggio o tornare a lavorare per pagare l'affitto. Perciò si devono svegliare, perché da quest'anno in poi ci saranno tempi glaciali. Durante la notte, la mattina, non si alzeranno, perché il freddo della notte li ucciderà. Padre, ti prego, fai che questa gente possano comprendere di rialzarsi da dove sono caduti, nella depressione, nelle difficoltà, e dire: Abba Padre, donami la forza di farlo. Ti prego Padre, soprattutto aiutali a comprendere la vita e fare della sua vita di nuovo come erano prima, generati dal lavoro, dell'amore, dalla grazia tua. Ci hanno perduto questa stima in te e nel mondo. Qualcuno ha la colpa, ma adesso devono chiedere perdono a te, Padre, se si sono abbandonati a se stessi, e tutto si risolverà. Perciò, o uomini abbandonati dal mondo, alla spazzatura, senza un tetto, senza cibo, mangiando e bevendo dai rifiuti dell'umanità, risvegliatevi, mettetevi in ginocchio, chiedete perdono a Dio e sarete ammessi alla mensa di Dio. Non avete bisogno più della spazzatura, perché un angelo porterà il cibo a voi, un angelo porterà a voi vestiti, un angelo porterà a voi quello che avete bisogno. Perciò quello che dovete fare è solo mettervi a ginocchio e pregare a Dio, chiedere: Gesù, abbi pietà di me, battendovi il petto e dire: Gesù, pietà di me. Non dovete fare fatica, dovete solo battervi il petto e dire pietà, e recuperate tutto quello che avete perduto. Avrete una dignità nuova, una dignità che solo Dio può donare a chi l'ha perduta. L'uomo la fa perdere la dignità, lo sapete? L'uomo porta a far perdere la dignità, perché non è capace a donare dignità, anzi fa in modo che le persone si allontanano. Perché? Perché è influenzato dal nemico, da Satana. Ecco perché. Perciò voi non fidatevi degli uomini, chiunque essi siano, neanche di me vi dovete fidare, ma di Gesù. Perciò inginocchiatevi e chiedete perdono a Dio attraverso Gesù, e allora troverete la pace, l'amore, la gioia e la felicità. Questo stasera mi sono sentito di dirvi con tutto il cuore e con tutto l'amore del mondo. Padre, benedici ancora soprattutto quelli che sono in carcere. Fai che possano capire anche loro di fare marcia indietro con la sua mente, con il cuore, e chiedere perdono a te. Nel medesimo tempo che chiedono perdono, possono vivere anche là dentro il carcere una vita più pulita, viaggiare con la mente e con lo spirito davanti alla tua presenza, ed essere alla tua presenza ogni giorno nell'orario del tuo culto lassù, quando gli angeli suonano la tromba e danno alleluia a te, Abba Padre. E ancora, quanti hanno un bisogno? Padre, alziamo la mano, chiunque abbia un bisogno, e dire: Abba Padre, ho bisogno di te. Chiedete, con la mano alzata qualunque cosa che avete bisogno. Con la mano alzata e la vostra mente chiedete ciò che avete bisogno, perché Dio provvederà al vostro bisogno. Non pensate quanto grande è il bisogno, pensate quanto è grande Dio e l'avrete. Tutto quello che chiederete nel nome di Gesù lo riceverete. Stasera riceverete tutto quello che avete chiesto. Padre, per non dimenticare nessuno nella preghiera, desidero pregare per tutte le anime bisognose che sono negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di cura e ancora quelli che sono negli ospizi, perché sto curando persone negli ospizi, visitandoli con la webcam, chi riesco a contrattare. Padre, e ti voglio affidare alla sorella Giovanna, che lei è nel bisogno totale. L'altro ieri si voleva uccidere, voleva farla finita. E invece oggi, quando l'ho chiamata, mi ha detto: fratello Angelo, da quando me ne hai parlato, stamattina mi sono affacciata al balcone e dicevo: addio, voglio vivere. Davvero, sorella. Signore, grazie. Queste sono le testimonianze. Da un giorno all'altro una persona cambia. Cos'è cambiato? È cambiato la buona parola che voi dite a quel bisognoso nel momento della disgrazia. Tiratelo fuori dal pantano della disgrazia che il nemico l'ha messo. E questa donna ha bisogno di conforto. 75 anni. I suoi fratelli carnali l'hanno abbandonata all'ospizio. Le sue sorelle carnali l'hanno abbandonata all'ospizio, neanche ci telefonano. E lei moriva dalla voglia di vederle. Il suo amore potente la stava distruggendo. E io ci ho detto: adesso ti mando un angelo. Ci ho mandato una sorella che ogni giorno la va a visitare con il telefono, con la webcam, e si sta prendendo cura di lei. C'è qualcuno ancora che desidera fare opere di carità? Chiamatemi, vi do il suo numero di telefono, perché una parola salva e una parola perisce. Organizzatevi per l'amore divino, perché voi potete essere fonte di vita e fonte di morte per chi non gli date aiuto. Oggi siete chiamati alla realtà della vita. La vita è fa del bene a tutta l'umanità. Quando voi visitate gli ammalati, informatevi nel reparto, andate nell'assistenza reparto e dite: chi è che non è visitato da nessuno? Loro lo sanno, chi riceve le visite e chi non riceve le visite. Informatevi, perché chi riceve le visite, tante visite, non ha bisogno di nessuno. Dovete informarvi chi non ha mai ricevuto una visita. E allora fateci quella sorpresa. Mentre gli andate gli dite: questa notte ho sognato di visitare un'ammalata e sono stata guidata da te. Quella malata non saprà neanche come ringraziare Dio per quello che vi siete preparati per quella donna o uomo che sia. Avete fatto il più grande bene all'umanità. Io continuo a fare questo anche con la webcam perché non ho tempo più. Una volta andavo negli ospedali, nelle carceri, dappertutto, in Germania, dappertutto, ma il tempo mi stringe. Figuratevi, non ho neanche il tempo di mangiare, avete visto 10 minuti, un quarto d'ora neanche, finisco di mangiare e sono qua. Sempre davanti a questo PC. Chi me lo farebbe fare? È la promessa che ho data a Dio, per quello che ha fatto a me. Fate una promessa, diteglielo, perché se non fate delle promesse, il nemico vi distrae sempre con che cosa? Con atti più... mi avete capito, vero? Invece quando si fanno le promesse a Dio, non si possono più separare. E allora il nemico non vi ostacolerà più, perché se no ha a che fare con Dio. Avete capito perché vi dico fate delle promesse? Se non si fanno delle promesse non si manterranno mai, perché Satana soprassalta a voi con altre lusinghe, e lo sapete quali sono. Non c'è bisogno che le nomino, perché qui mi chiudono le live, avete capito, ce l'ha Privacci, ma comincia con la S, la S maiuscola, e poi la E, avete capito? Voi svegliatevi, datevi una morsa, fate delle promesse a Dio. Da oggi voglio dedicare un quarto d'ora a un malato, voglio far visita a un carcerato, voglio dedicare anche in internet un video. Da oggi in poi fatevi un profilo in YouTube, fate dei video di testimonianza, così come sono io in questo momento che sto parlando. Registrate un video, se non vi piace non lo mandate, ma se vi piace, che pensate che possa coinvolgere qualcuno, anche in carcere gli fanno vedere dei video ogni tanto, video belli di testimonianza. Chissà se non sarà il vostro video. Fatelo. Fatelo e Dio vi benedirà. Adoperatevi per le testimonianze in tutto il mondo. Chi è che ve lo proibisce? Nessuno. Ma dovete prometterlo, perché se non lo promettete Satana stanotte vi farà dimenticare ciò che avete ascoltato. Ditelo, prometto oggi di fare questo. Io non lo voglio dire, voi lo dovete promettere. Quando avete promesso non potrete più fare a meno, perché Satana vi lascerà libera o libero, perché avete un impegno con Dio e non potrà più ostacolarvi. Avete capito perché a me non mi può ostacolare Satana? Oggi, stamattina, ci hanno chiuso il profilo Angelo Picone Commercial e il profilo Angelo Picone 5. Tutte e due ce l'hanno chiuso. Sapete perché? Ho parlato della Bibbia, ciò che impungeva i pastori di questo mondo, che non fanno bene pascolare i greggi e non parlano di ciò che c'era scritto nella Bibbia, e la Bibbia parlava contro di loro. Si sono sentiti offesi e mi hanno bloccato due profili tanto che pensavo che non me le davano più. Abbiamo finito, ho pregato a Dio e i profili sono venuti, come l'altra volta anche. Vuol dire che l'uomo non ha più potere, Dio è più potente dell'uomo, capite? Affidiamoci a Dio e tutte le altre cose avranno un fine. Dio ci benedica ancora questa sera. E ora voglio dare spazio a chi desidera salire per testimonianza, se no altrimenti chiuderemo e ci sentiremo domani mattina. Di nuovo un saluto alla sorella Samantha. Angelo, cosa trasmette il tuo computer? Quello che sta trasmettendo il mio computer lo puoi trovare nel mio profilo di YouTube, dove sono io con mia moglie. Basta che scrivi in YouTube Angelo Picone, trovi tutti i miei profili dove c'è la mia foto. Se vedi la foto mia con mia moglie, clicchi là dentro e trovi tutti questi video che sono qua, video professionali che l'avevo fatto tanti anni fa per questi giorni, perché è tutto programmato. Come avete sentito il fratello Max, ogni cosa è programmata da Dio. Sono video in prima visione che li state vedendo adesso, per l'occasione di questa serata, giornate di edificazione evangelistica. Gloria a Dio. Allora, chiunque può vedere questi video che sono qua dentro, video professionali, come vedete ci sono ancora delle cose da cancellare, piano piano ci edificheremo. Bene. Ho potuto ripristinare un pochettino i video con delle scritture, purtroppo sono computer, appena si toccano, ecco, gloria a Dio, alleluia. E allora c'è qualcuno che vuole salire, vero? Che c'è qualcuno che vuole salire? Ah, Anna, amore mio, finalmente ti sei decisa di salire, amore. Amore mio, che piacere questa sera che mi dai. Fratello Angelo, mi senti? Sì, forte e chiaro. Salve, buonasera. Buonasera, metti la webcam. Ciao. Salve. Sei tutta nera, che cosa è successo? Mi vedi? Sì, che cosa è successo? Sei tutta nera. Ah, sì? Che cosa è successo? Hai avuto? E oggi è la no, così è capitato. Ah, va bene. No, pensavo di che è successo qualche brutto, qualche cosa. Io subito mi hai dato questa impressione. Allora, sorella, ci è venuto proprio al momento giusto. No, è capitato così. E la settimana... Dimmi. È la settimana della passione. È la... vabbè, però... Oggi è la settimana della domenica... Sì. È una domenica... Sì, ma noi... È una domenica importante. Sì, ma... Sorella, noi non... Tutti i giorni sono importanti per noi, perché Gesù è vivo. Certo, infatti questa settimana, ho sorriso, vedi? Questa settimana non muore Gesù, è l'uomo che lo fa morire, l'uomo carnivoro, l'uomo che lo fa morire. Certo, la Pasqua è anche quando Gesù attraversava nel popolo, sì, attraversò... Sì. Dopo gli schiavi, loro attraversarono e quella è la vera Pasqua. Sì, sorella. E allora, cosa mi racconti? Dai, di bello, dai. La liberazione dall'Egitto, si liberarono. Brava, brava sorella Anna. Vedete, la sorella Anna è un paio di mesi che ci segue e lei sta prendendo cose grandi. E ci mette... Fratello Angelo, ma tutto quello che tu mi hai detto si è avverato in parte al lavoro, e tutti mi trattano bene. Guarda un po'. Perché c'è la gioia di Gesù. Guarda un po'. Mi vedono questa gioia dalla mattina alla sera. Sì, ma adesso ti insegno una cosa, posso? Posso insegnarti una cosa? Sì, devi, certo. Ma quello che dico a te non è un segreto, tutto il mondo lo può fare. Voi dovete vedere che tutti quelli che sono davanti a voi in ginocchio li dovete vedere. E poi dite adesso alzatevi. Tutti quelli? Tutti quelli che vedete, in ginocchio li dovete vedere, in ginocchio. Tutti, e lodate Dio, e voi vi mettete anche in ginocchio. Avete capito? Allora, vedeli tutti, anche che siete al lavoro, li devi vedere tutti in ginocchio, anche tu, ti devi vedere in ginocchio, e allora avrete la gloria di Dio. Perché quando fate mettere in ginocchio con il pensiero la gente, Dio vi gratificherà. Io prima, giusto? Ecco, questo è importante. Adesso tu quando guardi la gente li devi vedere in ginocchio. Sì, e poi Vai sorella, dimmi. Poi dimmi. Anna, parla. Mi senti? Poi sempre lavoro, si canto le canzoni di Gesù, insomma, l'allegria, e sto portando allegria anche al lavoro, anche agli altri, fratello Angelo. Che bello, che anche chi era triste adesso è risollevato. Che bello, perché si sente quella gioia qua nel petto, proprio un fuoco di gioia. Gloria a Dio. Un fuoco di gioia, di gloria al Signore. Di gioia. E quindi io auguro anche a tutti gli altri che ti seguono che tu ci possa dare una mano. Amen. Perché porti la parola di Gesù. Amen, amen. C'è la connessione bassa da te. C'è la connessione. A me. Sei messa in un punto che la connessione non è buona. Spostati un pochettino. Anna, la connessione non prende bene. Spostati vicino. La vita è cambiata, grazie a Dio, ma grazie anche perché mi sono fermata ad ascoltare. Spostati vicino alla finestra. Dove è stato un miracolo, è stato un miracolo. Amen. È un miracolo grande, fratello. Sì. Lo Angelo, grande. Allora, Anna, mi senti? Devi spostarti. È stato. Ascoltami. Il miracolo più. Devi spostarti, la connessione è brutta lì dove sei. Spostati vicino alla finestra. Dove... Senti, adesso vediamo, mi sposto poco. Sì, dove eri l'altra volta, ti ricordi? Perché la connessione arriva troppo male arriva. Spostati, non ti preoccupare. Così, spostati. Ecco. Vai. Vabbè. Vai, tranquillo. Allora. Angelo, voglio salutare a Pietro, a sua moglie, Armando, Jeshua e Fabio, tutti quanti. Amen. Gloria a Dio. Voglio salutare a tutti quanti, tutti i fratelli. Amen, gloria a Dio. Gloria al Signore. Tutti i fratelli voglio salutare. Vi voglio tutti bene, e anche quelli che ancora... Fratello Pietro, sali, fratello Pietro. Sali, fratello Pietro. Allora, c'è qualcuno che dice ciao Anna. Sì. Barbara, signorello, dice ciao Anna. Sali, Barbara, sali, Gioia. Ah, c'hai pochi amici, ciao. E sono sempre nello stesso posto, vediamo. Adesso mi senti? Sì, adesso ti sento. Sono vicino. Così, vicino alla finestra, così. Mi senti adesso? Sì, adesso sei buona. Così sei buona. E sono lì. Bravo. Va bene, fratello Angelo. Comunque, anche se non mi vedi, mi senti adesso? Sì, adesso sono buona, è buona. Mamma mia, sei brava. Dai, vai. Saluta a tutti quanti. Allora. E per gli ammalati, ha bisogno di Gesù che non questo cammino possibile. E anche i nostri nemici hanno un problema e hanno bisogno di amore. Gloria a Dio. Quindi, la connessione. Purtroppo... la connessione, c'è una connessione un poco debole la sorella. Preghiamo che la sorella si possa mettere una connessione in casa. Adesso glielo diciamo. Appena una connessione viene, gli diciamo di mettersi, scrivetelo, Anna mettiti una connessione a casa del telefono, quello a casa, come me l'ho messo io pago 25 euro al mese e c'è una connessione buona adesso, addirittura sono collegato con diversi computer, con diversi cellulari che trasmetto in tutto il mondo ed è buonissimo, c'ho la connessione delle poste italiane, prendetevi questa connessione che è molto molto forte, ve lo consiglio, poste italiane. Tu hai lo Sky è pure buono, lo Sky è buono pure. E allora, quanti amici c'hai tu, fratello? Quanti amici c'hai tu? 60, 90 follower, 528. Devi aggiungere ancora amici e poi salirai. Va bene, fratello Armando? Gloria a Dio, alleluia. La tua pure è bassa, Angelo, e lo so, perché io ho molti profili di online, c'è 2 computer e più 7 telefonini che mandano connessione. Sappiamo che le connessioni sono quelle che sono. Sono buone quando c'è un telefonino che trasmette, ma quando cominciano a essere 5, 6, 7 e 2 computer già più ce l'ho libera, che la lascio libera, se viene a qualche mio nipote qui vicino e si prende la connessione pure. E ci sarà anche qualcuno sulla strada che la prende pure. Ecco perché diventa un poco scarsa, però è buona, questa è buona, Poste Italia. C'è qualcuno che vuole salire per testimoniare? Perché se no preghiamo e chiudiamo. Tanto sono le 22:40, fra poco sono le 11. Gloria a Dio. C'è qualcuno ancora che vuole salire a testimoniare oppure vuole che prego? Se vuoi entrare nel mio ministero ti invito. E dipende qual è il tuo ministero, fratello, perché tu hai scritto solo il nome, Armando. Dipende chi sei. Scrivi il cognome e poi ti dico se posso entrare oppure no. Mi hai capito, vero? Scrivi il cognome, Armando, scrivi il cognome e io ti dico sì, posso entrare, no, non posso entrare. Dipende chi sei. Sono il pastore Mariano e allora sì, posso entrare. Mandami l'invito in WhatsApp. Qui non lo posso prendere, il mio numero lo trovi nel mio sito www.gesulalucedelmondo.it. se dovresti non capire questo sito, basta che pensi gesulalucedelmondo.it. Sei in Germania e anch'io il mese prossimo ritorno in Germania, sono a Rheinheim, vicino Francoforte, 25 minuti da Francoforte a scendere verso Basel, a Rheinheim, Darmstadt, Dieburg. Tu dove sei? Dove sei, sorella? Sì, scrivimi allora www.gesulalucedelmondo.it. Ah, siamo vicini, perfetto, così magari faremo qualche appuntamento e ci incontreremo. Magari andremo a mangiare qualche pizza da qualche ristorante. così ci conosceremo, daremo gloria a Dio. In Svizzera, perfetto, ok. Bene, avete visto il mondo com'è piccolo? Il mondo è così piccolo che noi non immaginiamo. Fra poco ci conosceremo tutti lassù, vicino a Dio, vicino a Gesù. Non passa molto tempo, cari nella grazia, siamo vicini alla fine. Amiamoci tutti con cuore sincero e vedremo cose molto potenti, potentissime nel Signore. Buonanotte in Cristo a tutti, dice Armando 68. Dio ti benedica, sorella, che possa la mano del Signore scendere su di te e su tutta la tua famiglia. La gloria sia con te. Sorella, se vuoi vai nel tuo profilo, sotto la foto tua c'è scritto aggiungi amici. Ci clicchi e sul di sopra della foto a sinistra scrivi live di crescita. Allora, live di crescita. Ti compaiono tutte le live di crescita, li aggiungi tutti. Quando TikTok ti dice fermati che stai andando troppo veloce, ti fermi un'ora e mezza, due, ci ritorni di nuovo e di nuovo. Vai nel tuo profilo, scrivi aggiungi amici, scrivi live di crescita e li aggiungi tutti. Quando hai finito, vai nel mio profilo o in qualunque profilo che ha più di 1000 amici e li aggiungi tutti. Se ti aggiungi quelli miei, quando entri nella mia live, già sono tutti amici tuoi e comunichi con tutti. Hai capito perché ti dico aggiungi i miei? Aggiungete tutti i miei amici, andate nel mio profilo, aggiungete i miei amici e i miei follower. Già domani avete 1000 amici e 1000 follower. Sempre devono passare un'ora, un'ora e mezza quando vi blocca TikTok. Dice, ehi, fermati, stai andando troppo veloce. Loro come fanno 100, 200, 300 follower, fermano. C'è un motore di ricerca che sintonizza questo. E voi lo sapete. Dopo un'ora e mezza, domani, ci andate di nuovo. In un giorno riuscite ad arrivare a 1000 e domani siete qui a dare gloria a Dio. Perché specialmente la sorella ce n'ha abbastanza. Non fare la notte stasera, vai a dormire, domani li fai, va bene? Buonanotte sorella, dai, vai. Gloria a Dio. Allora, Alex dice, ciao Angelo, ciao Alex. Dio ti benedica. Buonanotte Angelo, dice Maria Celeste. Buonanotte sorella, Dio ti benedica a te, la tua casa. Fammi sapere tuo figlio come sta. Ti raccomando, Assunta Salerno dice amen. Buonanotte anche a te sorella Assunta, Dio ti benedica. Ho visto i tuoi profili, poi ti scrivo. Va bene sorella, tranquilla. Dio ti benedica, gioia. Guarda che in questi giorni devo mettere delle cure nel mio sito. Lo dico qui a tutti. Saranno dei gif che metterò dove vi spiegherò come curarvi con il cibo, con l'alimentazione, tumori, febbroni, cellule aggressive, come dimagrire, come far crescere i capelli chi non ha capelli. Questo dei capelli ve lo posso dire anche adesso, se volete. Allora, non costa caro. Sicuramente a casa avete dell'alcol denaturato, quello che per disinfettare le ferite. Dopo aver fatto lo shampoo che lo balsamo che ci mettete per i fatti vostri, se ce lo mettete o non ce lo mettete, sono fatti vostri, a me non mi interessa. Prendete la bottiglia dell'alcol e ne mettete un pochettino sul vostro capo. State attenti a non mandare alcol negli occhi. Guardate che per la prima volta vi brucerà il cuoio capelluto, perché i germi che sono nel vostro cranio hanno preso potere, stanno mangiando le radici dei vostri capelli, tanto che fra poco vi diventeranno bianchi, specialmente le donne che pitturano i capelli ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni ci fate la pittura, state distruggendo anche il cranio. Allora, non c'è bisogno che fate lo shampoo ogni giorno. Se fate quello che vi dico io, addirittura potete stare più di una settimana senza farvi lo shampoo, perché tutti i germi che rosicchiano il cuoio capelluto, che fanno la forfora, moriranno tutti. E allora, per le prime volte dovete fare minimo 3 volte al giorno l'alcol sul cranio. Disinfettare tutti i capelli, la parte del cuoio capelluto. Certamente, ve l'ho detto, se invece di farlo con la bottiglia la prima volta prendete un poco di cotone e lo mettete nel cotone, piano piano lo fate, piano piano, finché le ferite di queste bocche aperte che le cellule hanno creato si chiudono. Mi capite? In 2 o 3 giorni le bocche aperte che hanno creato queste cellule aggressive si chiuderanno e poi potete buttarlo con la bottiglia, tac, non avete più problemi. A 2 o 3 giorni sarete già sul piano di guarigione. Ricordatevi che questa cura che fate nei capelli, quando vi fate la doccia, la potete fare in tutto il corpo, dietro le spalle vi fate aiutare da qualcuno, disinfettate tutto il corpo, perché siamo soggetti a cellule aggressive sia all'esterno che all'interno. Avete capito? E se non ci proteggiamo, loro prendono il sopravvento su di noi. Quest'alcol disinfetta e qualunque cellula che c'è all'esterno di noi morirà. Chi ha solletici, prurito, scompariranno addosso. Per l'interno, avete capito che io bevo l'acqua bollita, vero? Non voglio parlare tanto qua. Nel mio sito troverete le descrizioni, perché non voglio dare spazio alle persone che mi hanno criticato fino adesso. Io già li vedo in ginocchio e voi già l'avete capito, tutti in ginocchio li vedo davanti a me. Guarda come sono messi, guarda, guarda. Adesso vi potete alzare, vi ho perdonati davanti a Dio, alzatevi. Così dovete fare, li dovete vedere in ginocchio e poi gli dite alzatevi, vi ho perdonati, e li vedete che si alzano e vengono verso di voi e vi guardano e vi dicono benedetto da Dio, benedetta da Dio. E acquisterete fama, onori e potenza, ricchezza e felicità, e mai dovete dire parolacce anche con il pensiero, dovete perdonare a tutti quanti E se qualcuno vi ha fatto qualche male, non ci pensate più. Se qualcuno vi ha offeso, non ci pensate più. Più ci pensate, peggio è. Abbandonate queste persone che vi hanno fatto del male. Abbandonatele a se stesso. Perdonatele e basta. Perché più volete che queste persone si avvicinino a voi, più depressione acquisterete. Avete capito? Quando le avete abbandonate, loro stessi si avvicineranno. Fate il gioco all'incontrario, quello che vorrebbero fare loro. Avete capito come funziona la natura? La natura più si richiama, più ci respinge. Questa è la potenza della natura. Più noi ci sentiamo rialzati e più gli altri ci cercano. Quando noi cerchiamo gli altri si allontanano. Avete capito com'è? Questa è la natura, è la forza matrice della natura. Adesso pregheremo e chiuderemo. Spero che non abbia dimenticato qualcuno. Tanti saluti a tutti. Buonanotte, Angelo, dice Alex. Hai capito, Alex? Questa frase l'ho detto per te di più. Più ci pensi a quello che mi dici sempre, più vai in distonia. Hai capito? Cerca di dormire tranquillo, abbandona questo pensiero. Vedrai, lei ti verrà a cercare fino a casa. Immagina che viene davanti a te e si mette in ginocchio e ti dice: Alex, finalmente ti ho visto. Hai capito come funziona? Questa è la natura. Più la cerchi, più lei si fa triste davanti a te. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo, veniamo a te per presentarti tutta la notte in riposo e in tranquillità. Grazie Padre ancora per Alex che gli fai capire tutto quello che tu gli vuoi far capire, Padre, attraverso questi doni che tu gli stai donando. Questo giovanotto sta crescendo nella tua grazia, nella tua potenza, e farà tutto quello che tu gli dirai. Benedici ancora tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, che possono trovare la pace in te e in Cristo Gesù. Ancora buonanotte a tutti, grazie Padre, e chi vuole può telefonarmi adesso con WhatsApp o scrivendomi, oppure domani. Il mio sito è www.gesulalucedelmondo.it. Se vi viene difficile, basta pensare Gesù, la luce del mondo.it. Gesù, la luce del mondo italiano. Buonanotte Alex. Grazie di tutti questi cuori che stai mandando. Ringrazio a tutti. Un buonanotte a Pietro Battaglia, Rosaria, saluti a te Pietro, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi nipoti, ancora alla sorella Marina Bonaffino, Dio ti benedica, a Filomena Bello, a Tizia, a Ivan Fox, Dio ti benedica, ancora benedici Padre a Joshua, e ancora benedici alla sorella Isabella, e ancora Davide, Joshua, buonanotte Angelo dice, buonanotte Joshua, poi noi ci sentiamo più tardi, ti scrivo, Dio ti benedica a te Joshua e soprattutto ai tuoi figli, che Dio possa far crescere la famiglia nella santità, nella gioia e nella misericordia. Bene, Padre, non abbandonare nessuno, Padre, perché veramente c'è un bisogno grande. Grazie, Padre, in Cristo Gesù. Amen. Perciò vi dico ancora un saluto da Instagram a tutti, anche che sto chiudendo, è giusto che vi saluto. Se avete bisogno, chiamatemi per qualunque cosa, non vi preoccupate. Le informazioni non si pagano e neanche le preghiere, ma se c'è un lavoro da fare, se uno chiama per fare una casa si deve pagare, giusto? Se uno chiama per andare in un dottore si paga, giusto? Perciò le preghiere non si pagano, ma se c'è un lavoro da fare si vedrà. Ok? Sentitevi liberi. Non dovete pensare che qualcuno vi dice ma Angelo, fratello Angelo, si paga. No, le preghiere non si pagano. Se sono lavori, il lavoro si paga. Dico bene, se c'è da smontare una testa piena di peccati e c'è da lavorare 2, 3 ore, 4 ore per buttarli giù, il tempo si paga, è un lavoro. Penso di spiegarmi bene, vero? 4 ore, chi è che sta 4 ore dietro di voi? Neanche i dottori, a 5 minuti vi butta fuori e vi domanda 100 euro, 200 euro, dipende che tipo di pagella che c'ha, se è uno specialista. Io non domando niente. Domando che quando vi sentite date un'offerta. Nel mio sito c'è come poter fare un'offerta. Quando vi sentite, ma dopo che mi chiamate, dopo se c'è bisogno. Le preghiere non si pagano. Se avete bisogno di preghiere, io pregherò senz'altro. Se c'è bisogno di lavori, devi edificare una casa perduta, una casa disperata. E allora, quello è un lavoro. E non chiedo parcelle, offerta chiedo. Quello che il vostro cuore dispone. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Buonanotte a tutti, chiudo.